quest'area è chiusa. Perché tutta questa sorveglianza qui? Che cosa fa di quella donna? Capo di questo accampamento potrebbe sapere dov'è Gorm. Un campo vicino al villaggio. Forse Gorm è qui. Scono. Ne ho un hot la gioionere. Aio, vo sa yes aio da gen ha. O te non con desa do hunzoni? Ora devo andare, a presto.
Da un'occhiata. Col tempo, ciò che era, sarà ancora. Un attimo! Muori qua! Presto morirà! Il mio segnale! Per gli dèi! Oh, che male! Ma non sono morto. Do de cordie. Toga assai a gegigon. Ande wa zeruna te zizaron hiagon.
Sayok. Tu vuoi che io le mangi? Garhagwegun yo da hiuni ne gantni wahyo dans. I nostri amici mi hanno curato con le bacche. Gliene sono grato. Sì, sì. E le bacche di Sambuco sono anche buone. E ti fanno bene. Mi sento molto meglio. Le bacche crescono in queste zone? Sì, sì. In tutta questa terra, qua e là. Gorm Kjotvesson. Gods, the Jodadu. Ii walks with Tigo. Devo andare adesso. Ci vediamo. Stare molto attento. Gorm, hai trovato lo sventurato? Sì, e l'ho rinchiuso per il suo furto. E quando tornerò, farò in modo che le... Ha solcato il grande male per te, Gorm. Non ne sei onorato. Per una sola ragione, vero? Dannato. Una sola ragione.
Questa non è la sala delle 500 porte! Questa non è la dimora dei caduti! Dove sono le donne con i destrieri alati? Dove sono i protettori dei caduti? Tu, il mio nemico! Siamo a Niflheim, liberi di nebbia e gelo, dove i caduti senza onore muoiono nuovamente. Dove gli spiriti svaniscono per sempre nella nebbia. Il tuo intervento ci ha condannati tutti, Corvo. Altre menzogne di un bugiardo. Io voglio la verità. Perché l'ordine si è spinto fin qui? Per liberare una dea, una potente creatura di luce. Sepolta dagli Jotun molte epoche fa. Peccato, Gorm. Non potrai più incontrarla. Il cristallo di Gorm trasmette una strana sensazione. Ultraterrena. Cosa stava cercando Gorm? Qualcosa nelle profondità della caverna? Devo dire a Olav che il suo aguzzino è morto. Insistete! Senza sosta! Ora morirai! Dire a Olav che il suo aguzzino è morto. Merita di saperlo.
Ora puoi farti vedere, Olaf. Gorm è morto. Gorm? Morto? Per mano tua? Ha pagato per le macchie sul suo onore. Non dirò altro. Torna da tua sorella. Oh, lo farò. Ma prima mi unirò agli indigeni attorno al fuoco. Raccontano storie e io voglio sentirle. Anche se non capisco. Storie, dici? Raccontano le loro saghe. Sì, sì. Raccontano storie. Vieni a sentirle. Zokki. Rarondunde wasagorori ne yotzi zizu. Waharu. Hau. Toyedene. Zinue rodiscar agete. Junkquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Yatehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Yotzi zizu. Yagode denegwa dawagu. Danu rarondode. Yesutne. Irede. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahyarek, dogatka negre. Tudayawasi, rarondo de yasagorege. Osumagu, ya eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyanda haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat de gahderege, ya ehoe, zi ya eanda ne, zi de jutsu wagardas. Cazzo, Ragnaraga, tagua garadunhas. Io non ti capisco. Ah, vuoi che racconti una storia? Bene, fammi pensare. Storia di tradimento, di egoismo e malizia, di dei viziati come bambini. Di tutti i nostri dei, Odino è certamente il più rispettato. È il padre di tutti, il supremo, il risapiente. Ma per quante virtù abbia, sa anche essere maestro dell'inganno. Egoista, solitario, testardo e crudele. Nei giorni andati, accadde che Baldr, figlio di Odino, morisse per la sola cosa che potesse ucciderlo, il vischio. Credendo che si trattasse di una disgrazia, Odino inviò un messaggio alla Jotun Hel, chiedendole di riportarlo in vita. Hel accettò, ma a una condizione. Ogni creatura dei nove mondi avrebbe dovuto versare una lacrima per Baldr. Odino mandò messaggeri ai quattro angoli dei mondi, chiedendo che tutti piangessero il ragazzo. E lo fecero, tranne uno. Una Jotun di nome Tok si rifiutò di piangere. Che Hel si tenga colui che ha ricevuto, disse con malizia. E così andò. Baldr fu perduto per sempre. Il suo corpo fu portato su una nave e sepolto a Midgard, tra alberi e rocce. Ciò che Odino non sapeva è che Tok non era che un altro aspetto del dio ingannatore Loki che egli chiamava amico. Ed era proprio Loki ad aver causato la morte di Baldr. Trafitto da un rametto di vischio, Loki aveva tramato con ogni astuzia. C'è chi crede che Loki sia tanto crudele per natura. Altri dicono si sia vendicato per i torti fatti da Odino a lui e ai suoi figli. C'è una terza via, che tutti questi atti
benigni o crudeli, fossero già intessuti nelle trame delle loro vite. Che noi non siamo gli autori del nostro destino, ma i suoi lettori. E che noi... Oh. Che noi dovremmo ribellarci a quest'idea, perché è assai infausta. Angua gara duha se ne at nowhere rau gara. Nene oh niot ti wata det noia ge. Gorm ha portato questa pietra oltre il grande mare per uno strano fine. Non ne conosco il motivo, ma credo appartenga a questa terra. Yoskats. Qua. Rasnu sage. Wat ni dahre. Dagua wire go? Prendila. Custodiscila. Forse un giorno conoscerai il suo scopo. Grazie. A tutti voi. Per il vostro aiuto. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayeza haharata. Ratnaraga. Ho visto un cacciatore! È alto! Ha capelli come i miei! Le onde noi solchiamo! Scam! Eru! Iora di Jorvik! Allora, hai finito di sfuggire al tuo lavoro? Non mi chiamo Iora. Io sono Eivor, Drengr del clan del Corvo. E il mio scopo è raggiunto. Scopo? Quale scopo? Gorm è morto! Il troll è morto! Olav! Sorella, festeggiamo! Gorm Kjotvesson è storia! Ucciso da Eivor, amico dei corvi! Eivor delle foreste! Eivor, il salvatore! Ma che significa? Per anni ho avuto una lunga faida con Gorm e il suo clan. Ora l'ho seppellita. Oh, gli scaldi ricorderanno questo giorno. Eivor viaggiò a lungo e raggiunse Gorm ai confini del mondo. Saghe o meno, Gorm è morto. E ora vi suggerisco di andarvene. Non c'è niente per noi qui. Io... sì, farò come dici. Gorm era un folle e un violento, è vero. Ma ci pagava in argento e tanto bastava. Fratello, stai bene? Ho temuto il peggio. Sto bene, sì. Oh, benissimo. E potrei rimanere, trattenermi per un inverno o due con i miei nuovi amici. Come desideri. E tu, Eivor, dove andrai? Prenderai il mare con noi o tornerai nei boschi? Salperò con voi. Andiamo. Abbi sempre cura di te, Olav. In questa vita e oltre. Addio. Addio. La via delle balene si apre immensa. L'ho percorsa per finire una guerra. Forse il fato mi riporterà qui, ma per ora torno in Inghilterra.
Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Salute, Eivor. Hai un momento? Salute! Sei stato via così tanto. Eri preoccupata? Certo che lo ero. Un viaggio tanto lungo. Hai fatto tutto ciò che dovevi? Sì. Ora voglio concentrarmi su problemi più vicini a casa. Bene. È finita. Gorm è morto. Il clan Kjotvesson è stato cancellato per sempre. Bene. Vorrei sapere ogni cosa sul tuo viaggio in Villandia, quando avrai tempo. Un giorno.